Il sorvolo di un elicottero della Guardia di Finanza ha prima avvistato un cratere, dei detriti che potevano essere compatibili con i resti di un elicottero sul Monte Cusna, sponda reggiana dell'Appennino Tosco-Emiliano. In seguito le tragiche conferme. I primi soccorritori arrivati in una zona impervia a oltre 1900 metri di quota hanno individuato 5 corpi dei 7 passeggeri del velivolo decollato giovedì pomeriggio da Lucca con 6 imprenditori stranieri e un pilota padovano diretti verso un'azienda della provincia di Treviso dove avevano in programma un sopralluogo. Una tratta spesso effettuata anche 2 volte al giorno come servizio navetta dalla ditta per cui lavorava il 33enne pilota. Ma giovedì, come testimoniato da alcuni residenti nella zona e anche da un video che uno degli imprenditori aveva inviato al figlio dal volo, il velivolo si è trovato in mezzo a un violento temporale, con pioggia fitta e grandine e condizioni di visibilità gravemente peggiorate nell'arco di pochissimo tempo. L'elicottero ha perso quota schiantandosi sul greto del torrente Lama nei pressi del passo degli scaloni a un paio di chilometri dal rifugio Segheria. Aeronautica militare, soccorso alpino, guardia di finanza e carabinieri, oltre ai volontari di protezione civile, proseguono nella ricerca in condizioni comunque complesse, anche in assenza di maltempo. La procura di Lucca ha aperto un'inchiesta in attesa di sapere se la competenza possa passare ad altri uffici.